Almeno in cassa integrazione riesco a dormire. Pare arrivino due navi! Ho sentito. Le tolgono a Palermo per darle a noi. Almeno così dicono. E questo? È la famiglia del mulino. Oggi sono dei vertici, dai. Devo andare. Ok. Ma se non accettano gli esuberi, come facciamo a trattare? Pazzesco. È possibile che non si rendano conto che dobbiamo fare tutti i nostri sacrifici? Dobbiamo fare la nostra parte, per Dio, ci vuole un po' di flessibilità, no? No, oggi non ci passo, fossi matto. Con la tensione che c'è per domani. No, poi è un impegno. Sì. Anzi, adesso ti saluto. Ciao. Pronto? Sì, sono Ferri. Sto venendo a vederla. Sì, ma mi raccomando, domani deve essere assolutamente fuori. Va bene. Sì, va bene, sì. Sì, 5 minuti e sono lì. Siamo qui oggi con il signor Arturo per cercare di conoscere meglio l'universo dei cantieri navali della nostra città. E chi meglio del signor Arturo può parlarcene, visto che lavora al cantiere da 20 anni? E mi dica, com'è costruire una nave? In verità sono 21. Sì, certo, 21. Che sensazioni si hanno a costruire una nave? Sensazioni? Immagino sia emozionante. Emozionante, dice. Non ci ho mai pensato. Certo, non è come una casa o un palazzo. Sta sul mare, sull'acqua, deve galleggiare. E anche tu ci galleggi sopra. È una gran fatica. E poi sembra la Torre di Babele. Una torre? La nave sembra una torre? La Torre di Babele, non una torre, quella di Babele di torre. Siamo in tanti lì, noi, siciliani, senegalesi, marocchini, gli svedesi. Non ci si capisce niente, ma ci si capisce su tutto alla fine. Si sa che altrimenti si va a fondo, la nave e noi, quindi ci si capisce. Un gran lavoro, insomma. Eh sì, se c'è, ora siamo tutti in cassa. Questi però no, loro no. Ma sono cantieri anche questi. La crisi tocca anche loro, no? Sì, certo, ma questi fanno yacht, ci lavorano in pochi, si fanno un mazzo così, giorno e notte. E poi qualcuno che compra uno yacht oggi lo si trova, più di prima. Non è colpa mia se in Corea lavorano 24 ore al giorno, oggi la concorrenza sono loro.
La questione non è se scioperano domani, guarda, scioperassero anche sempre. E che cosa ci posso fare io se non si rendono conto, dai. Sì, sì, devo andare adesso. Allora? Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. È pronta la mia piccolina? Quasi, ancora un paio di ritocchi, ma direi che è pronta. Domani è pronta, eh? Gliela assicuro, ingegnere, domani sarà in acqua. Non facciamo scherzi, viene l'amministratore delegato. Dobbiamo uscire insieme in barca. Farà bel tempo, controllato. Venga, venga a vederla. Che dici? Va bene? È bellissimo. Lucio non si è visto, vero? No, niente. Re, Lucio si è rotto. Gli si è spezzato qualcosa dentro, non ci si può contare. Non importa, parlerò io. Dobbiamo capirlo. Sì, però qui bisogna capire sempre tutti. E a noi chi ci capisce? Chi è? Sto lavorando. Ciao. Ciao. Ti ho fatto un po' di spesa. Lascia, faccio io dopo. Come vuoi. C'è il prosciutto, mettilo in frigo, si rovina. Claudia. Come sta? Bene, tutti sente, tranne storie. Problema diffuso al giorno d'oggi. Vieni alla manifestazione domani? Ho da fare. Senti, io vado. Anche per te. Non dobbiamo importare lo schiavismo, ma esportare i diritti dei lavoratori. Suona bene, no? Sì, suona benissimo. È la quinta volta che mi leggi questo passaggio. Vieni a letto. Non sarà un po' troppo politico? E che vuoi che sia comico? Ah no, è che vorrei... Mi piacerebbe spiegare bene a tutti che cosa significa fare una nave. Ma non lo capirebbero comunque. Vieni a letto, domani è un giorno importante. Arrivo. Thank you.
poi qualcuno che compra uno yacht oggi si trova sempre più di prima. Ci mancherebbe altro. Ma torniamo al cantiere per le grandi navi. Normalmente quante persone ci lavorano? Dipende, 800, 1000, ma anche in tempi diversi. Io dico sempre che costruire una nave è come partorire una balena. Adesso, dopo la pausa per pisciare, facciamo anche la pausa per leggere Moby Dick. Che basta che la vita più piccola si sviti e si va a fondo. Alla fine il risultato è una sorpresa anche per noi. Ah sì. Pensi che una volta con il dopolavoro siamo andati in gita a Tallinn, che è la capitale dell'Estonia. Oh mamma mia. Dalle finestre dell'albergo si vedeva il Mar Baltico. Un giorno mi affaccio e vedo lì in acqua una nave tutta verde. La vedo e la riconosco, l'avevamo fatta noi 4 anni prima. No. Stava lì in mezzo al mare, sembrava proprio una balena. Arredai questa balena. Ne ho costruite tante di navi e lo sentiamo subito se starà a galla. Lo senti già da quando hanno finito di saldare lo scafo e lei vuole schizzare via, verso il mare. Senti il richiamo. E tu devi frenarla. E prepararla. E prepararla. Allevarla, allevarla per quello. E da solo mica ce la fai. Ogni nave alla fine è come figlia nostra. Ho capito, sì signorina, senta, potrebbe dirgli che qua c'è un tempo stupendo? Stupendo, capito? C'è un tempo meraviglioso qui. Senta signorina.
le strisce di Shanghai.